start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi voglio farvi un breve video per quanto riguarda Master of Magic. Il gioco l'avevo già portato mesi fa, quando uscì in versione, diciamo, rimasterizzata del vecchio Master of Magic. Master of Magic era un gioco molto vecchio degli anni 90, uno strategico a turni, con la costruzione di città, l'utilizzo di magie, piuttosto interessante. Ed è stato rispolverato quando ai tempi uscì Age of Wonders 3 e tutti dissero: ah, si ispira chiaramente a quello, ma al vecchio Master of Magic, ah, quante ore io ci ho giocato. Il gioco poi è uscito in versione rimasterizzata. Ma il motivo del video oggi, i motivi anzi, sono due. Il primo, l'uscita del DLC, Rise of the Soul Trapped, e la traduzione in italiano, che è già uscita da qualche tempo e come potete vedere poi è selezionabile. Vabbè, adesso questa è la grafica, la lingua è qua sotto, non ufficiale, quindi probabilmente l'ha fatta qualche gruppo di utenti. Anche questa è stata, diciamo, tradotta, il gioco è completamente in italiano. Ovviamente il dibattito può essere: ha senso prenderlo? Sì, se siete dei nostalgici e vi è piaciuto tanto. A livello grafico è ovviamente aggiornato, ma lo stile dei menu è ancora quello di una volta. Mentre ora è uscito Age of Wonders 4, che graficamente è decisamente più alto e costa però 10 euro in più circa. Il gioco di Master of Magic costa 39,99 40 euro, Age of Wonders 4 costa 50 euro. Che cosa è stato aggiunto? Beh, con la nuova espansione è stata aggiunta un tipo di magia nuovo e una razza nuova, vi faccio vedere. Iniziamo una partita e è stato aggiunto questo, il 9-7, ispirato forse a un 7 di 9 di Star Trek, non lo so. Comunque praticamente è una sorta di automa, insomma, comandato dalla magia. Mentre è possibile, all'inizio vi spiego alle basi, l'avevo già fatto il video di rilascio del gioco, però ve lo spiego comunque, potete scegliere uno dei maghi, ce ne sono dal classico Merlino a qualcosa di un po' più particolare, oppure creare il vostro personalizzato. Ad esempio, possiamo andare a mettere i tratti e i tomi magici, cioè decidere quanti tomi, quanto potere avere delle varie magie, divisa tra vita, morte, caos, natura, illusioni. E come vedete abbiamo anche il Tecnocrate, che sono i tratti nuovi del DLC. Infatti, se voi non prendete il DLC, non esiste la seconda pagina e avete tutto qui e non avete il Tecnocrate. Ora, per prendere il Tecnocrate dobbiamo avere già tre tomi di due regni diversi, quindi posso prendere 2 e 1. Tecnicamente lo posso fare, però mi serve anche, posso prenderlo, no, devo fare un altro tratto che non mi ricordo più qual è, e vediamo subito, tre tomi, probabilmente 3 e 3, sì, infatti posso farlo, sì, e prendo Tecnocrate. Praticamente permette di brandire i poteri della tecnomagia, un'arte mistica che anima oggetti meccanici. Tramite magia runica, alchimia e manipolazione delle anime, inizia la partita con dono ricognitore, cioè è una roba abbastanza futuristica. Dobbiamo spendere comunque tutti i punti, quindi possiamo aggiungere altre cose, questo non è tradotto. Possiamo aggiungere invocatore e vedete che costano anche celebrità, abbiamo più fama all'inizio, possiamo iniziare. E ora possiamo scegliere quali incantesimi avere. Gli incantesimi li possiamo usare sia all'interno della mappa di gioco che all'interno del combattimento. Il combattimento non lo, cioè, è a turni in pratica, anch'esso col movimento sul campo di battaglia. Possiamo scegliere, allora, di morte, goal, di caos, muro di fuoco molto bello. Abbiamo poi i non comuni che sono la palla di fuoco, ma non li possiamo ancora prendere perché poi in gioco c'è un sistema di ricerca.
E non mi ha fatto. Ah sì, sono le due che ho scelto. E andiamo avanti. E abbiamo la razza e lo stendardo. Quindi prendo anche questo. Ok, questa è un altro DLC. Le razze di Mirror, mi pare. Però dobbiamo avere un tratto particolare che è Mirran. Possiamo ogni diciamo razza che scegliamo hanno dei valori diversi in termini di risorse da creare dei ribelli, operai e contadini. E poi iniziamo. Il senso del video, appunto, è mettervi al corrente che uno, il gioco è in italiano, due, è uscito già il DLC. Mi pare siano comunque due DLC. Poi ringrazio comunque lo sviluppatore che me l'ha mandato, mi manda spesso i suoi aggiornamenti, nonché le chiavi di gioco. E ovviamente poi dovete avere tempo. È un gioco che comunque, come un gioco d'altri tempi, e che fa comunque sognare, nel senso che vi fa immaginare, insomma, le varie cose che potete fare. Ci si muove con WASD, si ingrandisce, ci si allontana e praticamente poi abbiamo le nostre unità, nonché la nostra città. Cliccando due volte, appunto, potete accedere alla città o meno. Abbiamo i cittadini, abbiamo i ribelli che si generano dal malcontento, abbiamo la coda di produzione e le risorse che la città gestisce. Abbiamo questa la città di Geartown e le unità. Possiamo. Sì, ma vorrei vederla meglio. E possiamo produrre e andare a costruire, sfruttando forza lavoro e numero di turni, vari edifici che poi vanno a comparire intorno alla città, oppure costruire direttamente delle unità. Vedete, in questo caso ho tutte delle cose abbastanza ridicole perché sono tutti automi. È una cosa che, vabbè, nel fantasy, insomma, diventa un po' steampunk o dieselpunk questa cosa. Comunque, qua abbiamo la città e abbiamo il movimento poi delle nostre unità. Unità che possono essere inviate all'esterno. Vedete qua adesso le posso scegliere e mandare lì. E ci metteranno due turni a raggiungere quel luogo. Abbiamo la coda completata, cioè ci sta dicendo il gioco che non abbiamo produzione in corso, e abbiamo anche la ricerca. La ricerca si divide in queste, cambia sempre, e possiamo decidere di ricercare nuovi incantesimi o nuove cose. Io posso cercare forse la guerra, avviare la ricerca, e al termine della ricerca avrò un tot di unità craftabili in più. Termino il turno, a quel punto è il momento degli avversari. E poi tocca di nuovo a me e posso mandarli lì. Queste non sono semplici rovine, è un vecchio sotterraneo. Fai attenzione, pericolo potrebbe annidarsi nell'oscurità. Quindi praticamente possiamo vedere che all'interno c'è uno scontro. Questa è una sconfitta decisiva. Non ci saranno sopravvissuti. Oppure possiamo la vittoria pirrica, in pratica, perdite moderate, perdite basse. Possiamo andare in ritirata, fare la battaglia manuale o inviare il famiglio. Inviare il famiglio, no. Dato che comunque non è un video che voglio portare avanti a lungo, perché comunque è un video di aggiornamento, vi faccio vedere poi come parte il combattimento. Il combattimento è così, a turni, con gli orsi che ci attaccano. Noi, in qualità di mago, abbiamo la possibilità di lanciare incantesimi, e se non ricordo male, avevamo anche il muro di fuoco. Quindi sì, sono tanti, tantissimi. Noi siamo andati lì con un'unità sola e probabilmente non sopravviveremo al primo turno. Ma andando, vediamo un attimo. Non è ancora il mio turno. Infatti, ci attaccano tutti. Ci stanno. Man mano muoiono, man mano scende il coso. Allora abbiamo guarigione, pelle di pietra. No, non ho quello. Sì, dovrei averlo però. Ah no. Perché non ce l'ho? Forza del gigante, pelle di pietra, arma sacra, guarigione. Incantesimi disponibili, tutti gli incantesimi. No, non abbiamo il muro di fuoco, probabilmente. Perché noi dall'esterno, come divinità, possiamo andare a vedere quello che c'è intorno. Questo è i coloni per costruire le nuove città, che non hanno senso. Quindi li mettiamo lontani e poi andiamo a fare il nostro combattimento, ma moriremo per certo. Portata dello stregone, mana. Abbiamo. Qui sono le varie specifiche del nostro. E non passo il turno.
cioè non ho altro da fare. Qua possiamo vedere i dati della nostra unità, ma non posso fare granché, ragazzi, mi dispiace. Diario di battaglia, faccio la fuga e fuggo e andiamo via. Qui sarebbe stato un dungeon che mi dava magari la possibilità di ottenere dei vantaggi per ogni turno in più, delle risorse in più. Qua abbiamo trovato uno splendido boschetto verde. Attenzione, è probabile che questo luogo sia sorvegliato da guardiani. Anche qui non possiamo fare assolutamente nulla, quindi non ci andiamo. Potremmo ipotizzare di muoverci là. Passo il turno e in questo caso i nemici da qui non si muovono, restano all'interno della loro zona, ma ci sono poi nemici in movimento in mappa. Così come, e qui sono tutte le fatine che ci attaccano, così come la scalata delle montagne ci dà dei malus, nel senso che ci mettiamo più turni a scalarle. Ed è una cosa che a me piace veramente tanto, in questo gioco mi è piaciuta tanto in Age of Wonders. Age of Wonders indubbiamente è un gioco più bello graficamente, senza dubbio, questo riprende il vecchio titolo. Porto con me dei doni, posso offrirti uno spirito magico, sarà un ottimo ricognitore. Ok, ci hanno offerto questo e lo accettiamo. Non so dove, eccolo qui. Questo è un ricognitore, quindi teoricamente potrebbe andare in giro. Sì, è molto cupo. Possiamo lanciare gli incantesimi anche nel mondo, nella mappa di gioco. E infatti possiamo lanciare, vediamo un attimo se c'è qualcosa di interessante. Solca acque ci consente di camminare sull'acqua, ad esempio sulle caselle con l'acqua, ed è molto carina sta cosa. Posso lanciarlo, vediamo se funziona. Solca acque, lo lancio sulle mie truppe qui. Quindi teoricamente noi possiamo andare a camminare. Vediamo, spostiamo l'esercito. Cammina lì. Non può camminare di là. Vediamo. Consente l'unità bersagliata di spostarsi. Sì, ma io volevo darlo a lui l'incantesimo però. Ah no, ci mette un turno a lanciarlo. Sì, perfetto. Termino il turno. Posto l'esercito. Oh, è sposto indietro. Posto l'esercito. Ok, lui lo sto facendo camminare in giro. Termino il turno, dovremmo lanciare l'incantesimo adesso. Ok, possiamo lanciarlo. Quindi lo lanciamo. Incantesimo pronto. Voi potete camminare qua? No? Non riesco a capire come lanciare l'incantesimo. Allora, vediamo. Eccolo qua. Solca acque, lo lancio su di loro. Su di loro. Ok. E tecnicamente possono andare a camminare sull'acqua. Ah sì. Non so cosa gli succederà quando finirà l'effetto dell'incantesimo. Però intanto abbiamo separato i coloni. Abbiamo la possibilità poi di andare a fondare le città. No. Qua c'è una città, Venture City. Prenderemo a... Qua c'è il Monte Fato. Un nodo energetico. Di che si tratta? Mi chiedi. Qua ci spiega tutto. Il tutorial, insomma, vi spiega meglio. Ragazzi, questo è Master of Magic con la sua espansione. Spero abbiate gradito questa sorta di aggiornamento. Fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!